una bella storia collegata all'edificazione di una chiesa in città. Ve la raccontiamo all'interno della nostra rubrica Angoli di Trieste. Angoli di Trieste ci porta oggi in piazzale Rosmini, perché anche l'edificazione della chiesa alle mie spalle nasconde, nemmeno tanto se vogliamo, un piccolo segreto. Procediamo con ordine. Il progetto per la chiesa della Madonna del Mare dell'architetto Ferdinando Forlatti è data 1933. La costruzione, voluta dai frati cappuccini minori, venne però completata soltanto nel 1957. Causa una serie di ritardi e parecchi problemi. Venne completata grazie al comune, ma anche grazie ad una certa intraprendenza da parte degli stessi frati. Il comune donò loro molto materiale scartato dalle vecchie tombe dismesse dal cimitero di Sant'Anna. Alcuni dei frati, tuttavia, si recavano spesso al cantiere San Marco e caricavano su un camion altro materiale di scarto che poi impiegavano, direttamente o meno, per la costruzione della chiesa. Di tutto ciò è rimasta traccia sulla facciata, sui pilastri e sulle fiancate della struttura. Pietre bianche, nomi e date che poco hanno a che fare con la chiesa, ma che testimoniano quanto sia stato impegnativo e alla fine soddisfacente realizzarla.